Interventi da un valore di 5 miliardi di euro, divisi tra turismo 4 miliardi e cultura 1, tra i settori più colpiti dall'emergenza coronavirus. Li annuncia il ministro Dario Franceschini in una videoconferenza sul decreto rilancio. Parola d'ordine, viaggio in Italia. Ci sarà un bonus vacanza da 2,4 miliardi che prevede un contributo fino a 500 euro per le spese nelle strutture ricettive del nostro paese. Misure a favore dei lavoratori di settore e di proprietari di stabilimenti balneari, bar e ristoranti. La cultura e il turismo sono davvero la forza del nostro paese, motivo per cui l'Italia è conosciuta come eccellenza in tutto il mondo, afferma il ministro Franceschini. Anche per questo c'è un intervento importante, circa 5 miliardi di euro a sostegno delle imprese del turismo, del teatro, del cinema e dell'idea della vacanza italiana e quindi optare per vacanze in prossimità. Per quanto riguarda la cultura, in profonda crisi con musei, sale e teatri a lungo chiusi, è stato istituito un fondo di emergenza per le imprese culturali da 210 milioni di euro. Per il cinema e lo spettacolo i fondi ammontano a 245 milioni. Anche in questo settore estensioni delle tutele dei lavoratori. E la città di Parma, capitale della cultura italiana di quest'anno sfortunato, manterrà il titolo anche per il 2021.